Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Qua sul giornale c'è scritto che oggi è domenica 25 marzo 2012, capito? E vedete il titolo della nuova trasmissione, cari amici? Beh, ora sono circa le 11 e questo video apparirà fra 3 orette, credo, 3-4 orette. Questa è la professoressa Giuliana Conforto. Gli antichi romani dicevano nomen omen, cioè nel nome c'è il destino, e il nome di questa bella signora, il cognome di questa bella signora è Conforto, e se una signora si chiama Conforto deve confortare, nomen omen. Per esempio il capo della nostra polizia, lo sapete che il capo della polizia in Italia si chiama Manganelli, e se uno si chiama Manganelli cosa deve fare? Deve diventare il capo della polizia e prendersi mi pare 610.000, 620.000 euro l'anno, capito? Ecco, Giuliana Conforti, io nulla sapevo di Giuliana Conforti, e Giuliana Conforti nulla sa di Serafino Massoni, io nulla sapevo di Giuliana Conforti sino a 2 o 3 giorni fa, e vabbè, ammetto la mia ignoranza, io non sapevo chi fosse Giuliana Conforti, come sino a pochi giorni fa non sapevo chi fosse Mauro Biglino. Però siccome gli amici mi scrivono, mi informano che Mauro Biglino ha fatto una traduzione ufologica della Bibbia, mi coglioni, una traduzione ufologica, metafisica. Poi gli amici mi informano pure che c'è la professoressa Giuliana Conforto, un volto dolcissimo, guardate, è proprio un volto metafisico, e d'altra parte l'umanità non è capace di vivere dentro la fisica e deve fuggire via nella metafisica, perché almeno c'è la speranza che quando sei morto continuerai ad esistere, capito? Beh, allora succede questo, che sul mio video intitolato "Non è un ufologo ma dice che gli UFO ci sono", sono parsi un'infinità di commenti, tanti da parte di giovani realistici e tanti commenti da parte di giovani bimbi minchia, che sono quelli che non hanno voglia né di studiare né di lavorare, o se studiano magari studiano per non lavorare, i loro genitori non fanno altro che piangere. Appare un commento di un certo nickname Entu Nostru, che risponde ad un altro utente che si chiama Morpheus 80, e Morpheus 80 evidenziava che la questione degli UFO sono delle bimbo minchiate, per cui Entu Nostru, eccolo qua, guardate, leggete voi stesse. Ci sono, questo Entu Nostru non è che si scaglia contro di me, si scaglia contro Morpheus 80 e dice: ci sono anche persone grandi, cioè persone eccellenti come Giuliana Conforto, che dicono le stesse cose di antimaterialista. Prova un po' a ridicolizzare pure lei, cialtrone. Il cialtrone è rivolto al bravo ragazzo, e Morpheus 80, vedete cari amici, leggete con i vostri stessi occhi, cari. Io a questo punto questo Entu Nostru mi pare di averlo bloccato, perché non si può dire cialtrone, capito? Cialtrone, che tra l'altro è un termine pure desueto, obsoleto, cialtrone, come nelle tragedie, nelle commedie dell'Ottocento. E allora io dico, vediamo un po' chi è questa Giuliana Conforto. Ho fatto come al solito la mia ricerca e poi ho scaricato una pagina dove si parla di Giuliana Conforto. La potete trovare pure voi questa pagina, cari amici, la potete trovare anche voi, l'ho trovata io, la troverete pure voi. Poi dopo vi darò i dati del sito. Allora, conferenza a Lugano, Svizzera. Le stelle cadranno dal cielo, e già qua io mi ritrovo
come se stessi leggendo l'Apocalisse di San Giovanni l'Evangelista, di Giovanni l'Apocalisse, dove dice che tutte le stelle si muoveranno e via di seguito. Poi, seminario a Roma, il balzo nel futuro, marzo 2012, quindi una cosa recente, vedete cari amici? Balzo nel futuro, vediamo un po'. Ora si parla, qua c'è una biografia, una breve biografia relativa a questa bella signora. È una bella signora, nomen omen, si chiama Giuliana Conforto e quindi lei in questa vita ha lo scopo di confortare, e io dico che ha lo scopo di confortare, sì, si dice gli altri, no, no, soprattutto conforta se stessa, perché la morte non piace a nessuno, nessuno di noi vuole morire, d'accordo? Abbiamo la nostra identità anagrafica e vogliamo che questa identità anagrafica esista nell'eternità. Prima astrofisica, docente di meccanica classica e quantistica poi, e circa la meccanica quantistica c'è il mio video intitolato Principio di indeterminazione. Oggi è dedita all'evoluzione e alla liberazione del genere umano, tramite la metafisica ovviamente. Giuliana Conforto snida gli inganni che stregano la mente umana, e la rendono succube di un sistema politico iniquo, una videocrazia che è diventata una debitocrazia. Vabbè, questo l'aveva detto pure Marx, no? Ma anche Cristo, Gesù Cristo le aveva dette queste cose, ma e prima ancora Buddha. Non c'è bisogno di inventare nuove metafisiche, d'accordo? Giuliana Conforto snida, tira fuori dal nido gli inganni che stregano la mente umana e la rendono succube di un sistema politico iniquo, una videocrazia che è diventata una debitocrazia. Questa biografia si è adattata all'attualità, perché la debitocrazia, abbiamo i debiti, abbiamo, però non si dice che la debitocrazia non c'è nel Grande Oriente. La debitocrazia c'è in Occidente, dove per una trentina d'anni abbiamo aumentato il welfare a debito, questo non si dice, è attuale la parola debitocrazia. Con emozione, impegno rigoroso e mente libera, penetra le pieghe nascoste che animano il mondo e il suo scrigno segreto. Lo scrigno segreto, due punti. La materia nucleare, spaziando su varie discipline, contribuisce alla nuova cultura, centrata sull'essere umano maturo per il grande risveglio. Del grande risveglio parlavano pure gli umanisti, del grande risveglio parla pure il Buddha, del grande risveglio parla anche Gesù Cristo. Poi, per favorire, propone la fisica organica, che non è una teoria, ma l'uso pratico della forza, la vita. Metafisica. Queste cose andiamogliela a dire a Maurizio Landini, andiamogliela a dire a Susanna Camusso. Vabbè, allora, per favorire il grande risveglio, propone la fisica quantistica, che non è una teoria, ma l'uso pratico della forza. Cos'è la volontà di Schopenhauer? La vita. Vabbè. È la forza nucleare debole, debole, risorsa intelligente e salutare, di cui tutta la conoscenza ignora gli effetti benefici sugli organismi. Il suo uso consente la cognizione diretta, integra le funzioni del cervello, svela realtà già dette da grandi saggi, Socrate, Pitagora, Giordano Bruno. Sì, ci si fa bello, bella facendo riferimenti a Socrate, Pitagora e Giordano Bruno. Vabbè, ma poi ripeto, questo programma bisogna farlo vedere a Mario Monti, a Elsa Fornero, alla Marce Gaglia, ripeto, a Maurizio Landini, a Susanna Camusso. E le propone
in una prospettiva che consente di comprendere gli eventi misteriosi in atto. Sempre eventi misteriosi, invece in atto non c'è in corso nessun evento misterioso. È la storia che si snoda. È la storia che si snoda. Io, a proposito della storia che si snoda, ho già parlato di passaggio dal matriarcato al patriarcato, va bene? Ne ho già parlato. Già parlato, è inutile che continui a far vedere questo libro, questo romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente. Anziché fare un saggio, ho preferito fare un romanzo che si legge più volentieri e si capisce meglio come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ah, si dissocia in modo netto da certa spiritualità fatta di parole vane e slogan senza senso. Quindi si dissocia da certa spiritualità, ma non dalla spiritualità. Lei crea una nuova spiritualità, quindi sta sempre dentro la spiritualità, sempre metafisica è. Tra le sue scoperte, la fonte della vita, il vero sole al centro della terra, che sta evolvendo e liberando la mente umana dalle memorie finte con le quali siamo educati. Un'altra sua scoperta è il grande inganno della scienza. Vabbè, ma questo lo diceva anche Nietzsche, che la scienza era un inganno, ma Nietzsche diceva che non solo la scienza era un inganno, ma era un inganno anche la religione. Non faceva dello spiritualismo Nietzsche, per esempio. Allora, un'altra sua scoperta è il grande inganno della scienza, che sarebbe il campo elettromagnetico, alla base di una tecnologia che non serve al benessere del genere umano, ma serve piuttosto alla videocrazia in auge, e la quale videocrazia si fonda su inganno della scienza, il campo magnetico, alla base di una tecnologia che non serve al benessere del genere umano, ma piuttosto alla videocrazia in auge. Poi non è tanto chiaro. La crisi, poi si parla qua il parto della Vergine, le stelle cadranno dal cielo, e poi nuova introduzione del libro Il parto della Vergine. Allora, poveri genitori di quei ragazzi che seguono, e lo dico senza offesa, che seguono queste fantasie metafisiche, qua è come se parlasse una veggente, lo sguardo è quello di una veggente, non so, c'è la mistica calabrese di cui non ricordo il nome, ci sono tanti modi di fare metafisica, di fare religione, cari amici. Ma cara professoressa Giuliana Conforto, ma come li affrontiamo i problemi reali attuali, problemi reali attuali? Sì, lo so, io ho fatto video intitolati Summa Patriarcale. So bene che viviamo nel mondo che è diventato un mondo patriarcal capitalistico. Io dico ai giovani che si devono impegnare nel sociale, non possiamo cambiare le regole del mondo patriarcal capitalistico. Andate a vedere il mio video intitolato L'eresia capitalistica. Sì, ma che cosa nella concretezza questi messaggi, a che cosa servono ai giovani? Perché non dire ai giovani che sarebbe bene che invece di fare la settimana bianca in montagna a sciare, quelli che possono farla, e invece di fare una settimana bianca vadano a fare la marcia giù a Napoli, nei quartieri della Camorra, o vadano giù in Calabria a fare una marcia, invece di fare la settimana bianca, a ridere, a cantare, a sciare sulla neve come dei cretini, e che vadano in Calabria, dove è più concentrata la Camorra, e facciano una bella marcia contro la Camorra. Oppure vadano in Sicilia, magari a Palermo, e facciano una bella marcia contro la mafia. Poi, se voglio andare all'estero, e facciano una settimana bianca in Messico, dove ci sono i cartelli della droga. Diamo dei messaggi diversi ai giovani, e se no ci diventano tutti bimbi minchia, d'accordo?
diventano dei cadaveri viventi. Intanto che leggono questi messaggi, i genitori di questi bimbi minchia piangono perché i soldi diminuiscono e il bimbo minchia non vuole mai uscire dal nido per andare a lavorare, a trovarsi un onesto lavoro. E da che mondo è mondo non mi risulta mai che è Dio Yahweh, il Dio cristiano, il Dio islamico, o le vergini o gli alieni siano venuti su questa terra a lavorare per noi. Si sa che si deve lavorare, no? La civiltà, solo gli animali non lavorano. E i nostri progenitori, le scimmie antropomorfe, mica lavorano. Saltano da un albero all'altro e si mangiano le banane e via di seguito. Ma noi invece dobbiamo lavorare. E il mondo patriarcale capitalistico, ma anche il mondo matriarcale, è fatto del lavoro. E se l'uomo non lavora, non mangia. E si vede che l'umanità si era stufata di zompare da un albero all'altro e di mangiare le banane. L'umanità ha detto no, facciamo qualcosa di nuovo. È nato il lavoro, è nato. D'accordo? E quindi queste cose, e questo dice, vai a leggere, cioè dice a un altro amico, questo in tu nostro, va a dire a un altro, dice, prova un po' a ridicolizzare pure lei. Glielo dice a Morpheus 80, vai, se ci riesci, vai a ridicolizzare Giuliana Conforto. E lo dice a un altro, non a me, però io mi sono incuriosito, andiamo un po' a vedere chi è Giuliana Conforto. E questo per me è un sito religioso, cari amici, non c'è nessuno di... è un sito metafisico. Ma la metafisica è quella cosa che consente alla fisica di restare inalterata. La metafisica distrae gli esseri umani dalla fisica. Per cui ti fanno la metafisica, ti fanno, e la fisica resta sempre insanguinata. E dice il grande risveglio? Ma il grande risveglio avverrà quando i bimbi minchia, i giovani che fanno piangere i loro genitori, invece di spremere i genitori per fare le settimane bianche in montagna, con tutte le loro bei vestimenti, tutti felici e contenti. Invece le settimane bianche le andranno a fare nel sociale, andranno a fare delle belle sfilate a Napoli, contro la Camorra, nella bella Calabria, contro l'Andrangheta, nella bella Sicilia, contro la mafia, anche nella bella Puglia, e dove c'è la Sacra Corona Unita. Oppure andranno dove ci sono i cartelli della droga a fare le settimane bianche. Questo si deve dire ai giovani. Non si devono allontanare i giovani dalla realtà raccontando loro delle favolette. Se no questi non escono più di casa. Non escono più di casa. E se escono di casa escono solo per fare la settimana bianca, coi panini tutti felici e contenti che fanno la settimana bianca. E se ne fregano di quello che accade a Napoli con la Camorra, di quello che accade... e in Calabria con l'Andrangheta, che di quello che accade in Sicilia con la mafia, di quello che accade nelle lontane Puglie con la Sacra Corona Unita. Belle marce, su! Ma questo si dice ai giovani, soltanto dopo ci sarà il grande risveglio. E questo non lo chiamo io il grande risveglio, io questo lo chiamo il grande sonno, capito? Mi raccomando, professoressa Giuliana Conforto, lei che ha un volto tanto gentile, tanto affidabile, vedete il volto di una santa, ma inviti i giovani a fare le settimane bianche contro la malavita, altro che scrivere, questa, mi scusi, non voglio offendere nessuno, ma altro che scrivere questa monnezza. Va bene cari amici, mi state facendo conoscere tutti i nuovi spiritualisti, tutte nuove forme di spiritualismo, le nuove forme di metafisica, che sono tutte bene raggruppate dentro il mondo metafisico aristotelico. Grazie cari amici, comunque guardate che il volto è veramente bello, è pienamente in sintonia col Conforto, Giuliana Conforto, un volto meraviglioso e dolcissimo. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.